Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Terremoti, cicloni, eventi catastrofici più o meno naturali non sono mai mancati. Quando accadono, qualcuno si chiede cosa avrà mai fatto quella povera gente per meritarsi una sorte del genere. Oppure, perché Dio permette sciagure come queste? Sono domande comprensibili, ma che non trovano risposte. Quindi sono domande inutili, che sviano l'attenzione dai problemi reali. E intanto il pericolo si fa incombente e continua a mietere vittime. Al tempo di Gesù, a Gerusalemme, era accaduta una disgrazia. Una vecchia torre era crollata improvvisamente, travolgendo 18 persone. Pensate che fossero peggiori di voi quei poveri disgraziati? Chiede Gesù. No, affatto. Ma se non vi convertite, perirete tutti indistintamente. Insomma, Gesù mette in guardia dal fare come lo struzzo, che quando viene il pericolo mette la testa sotto la sabbia per non vederlo. Occorre piuttosto rendersi conto che è da stupidi vivere con superficialità, continuare a rincorrere valori e interessi che da un momento all'altro possono crollare. La vita vale la pena fondarla su qualcosa o su qualcuno che sia più forte di tutte le malattie, più potente di tutte le sciagure che potrebbero capitare. Certi fatti di cronaca per noi cristiani sono come dei campanelli d'allarme. Ci provocano. Dove stiamo andando? Verso quali traguardi? Se ci sono eventualità negative che, pur facendo tutti gli scongiuri, non possiamo evitare, ve n'è tuttavia una alla quale possiamo senz'altro sfuggire, ed è la più grave di tutte: la nostra perdizione definitiva, la rovina della nostra persona per sempre. E questo sarebbe il peggio che ci possa capitare. Il Signore, al quale stiamo molto a cuore, ci vuole responsabili e svegli. Persone che imparano dai fatti, dalle esperienze della vita e accettano di rivedere le loro logiche, la loro condotta. Perché se invece non si impara niente, non si cambia nulla, allora si è come quell'albero di fichi di cui parla il Vangelo di questa domenica. Tante cure da parte del contadino, tanto lavoro, ma frutti niente, solo foglie. Perché deve sfruttare il terreno? È la vita che Dio ci dà, quel terreno. Quante occasioni abbiamo, quante opportunità di cambiare noi stessi in meglio. Del resto, quel contadino ha ancora fiducia e chiede tempo al padrone del campo. Lascialo ancora un po', lo curerò ancora quest'albero, chissà che non porti frutto finalmente. Siamo noi quell'albero, ciascuno di noi. E la fiduciosa pazienza di quel contadino è riflesso della misericordia di Dio, nostro Padre. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.